Eccoci in questo nuovo video sul corso di formazione sulle Facebook Ads per attività locali professionisti. In questo breve video voglio condividere con te come dovresti gestire commercialmente i contatti che arrivano dalle piattaforme online, da Facebook e Instagram nello specifico. Perché ti voglio fare questa precisazione? Perché ti voglio dare degli spunti che riescano a farti aumentare quello che è il tasso di conversione dei contatti, così che da aumentare anche quello che è il tuo ritorno economico sull'investimento. Voglio fare questo video semplicemente perché voglio specificarti che i contatti, o comunque le persone che mostrano un loro interesse sul tuo prodotto o servizio, che quindi l'hanno visto attraverso le piattaforme social, sono diverse dalle persone che entrano nel tuo negozio, vengono spontaneamente, quindi di loro volontà, alla ricerca del tuo prodotto e servizio. Sono diverse perché mentre chi viene comunque nel tuo ufficio o comunque di sua spontanea volontà ti cerca è perché ha una necessità e ha già fatto una ricerca tale per cui tu sei uscito come la persona o la figura referente che va a risolvere il suo problema. Quindi tendenzialmente un buon 60-70% del gioco è già fatto per chiudere il cliente. Allo stesso tempo così non è per i contatti generati da Facebook, così non è perché sono persone che cosa fanno sulle piattaforme online? Passano il loro tempo in spensieratezza, quindi non sono lì necessariamente a cercare una risposta a un loro problema, magari hanno un determinato problema in quel momento che può essere appunto specifico o non specifico, comunque hanno una domanda latente, un problema che non si è palesato, non è palese in quel momento, ma che magari dorme nella loro mente, insomma, facendoti vedere, sfruttando quelli che sono i social, tu hai la possibilità di fargli riemergere quella necessità e quindi dimostrargli che quel loro bisogno tu puoi andarlo a coprire con il tuo prodotto o servizio. Così che le persone lasciano il loro contatto, ma ovviamente sono persone che sì, volontariamente hanno lasciato il loro contatto per il tuo prodotto, per il prodotto o servizio specifico che stai promuovendo. Allo stesso tempo magari non si sono soffermate troppo su di esse, non hanno approfondito troppo, quindi come puoi capire sono uno stadio meno avanzato rispetto a chi entra magari nel tuo ufficio di sua spontanea volontà. E quindi in questo senso, che come hai visto poi nel foglio, sono andato a inserire vari step di contatto, che può essere WhatsApp, SMS, le chiamate, fino a 4 chiamate, perché magari può capitare che l'utente non risponde. Allo stesso tempo non ti devi demoralizzare, perché non vuol dire che non sono interessati al tuo prodotto o servizio, vuol dire semplicemente che sono persone che hanno visto una comunicazione che li ha colpiti e avevano una necessità, un bisogno che quel prodotto o servizio andava a coprire, e quindi ti hanno detto, hanno alzato la mano, hanno detto guarda, a me mi può interessare questa cosa. Lo step successivo sta a te nel riuscire a metterti in contatto con loro sfruttando tutti quelli che sono gli strumenti che hai a disposizione, perché a quel punto hai il suo nome, il suo cognome, la sua email, il suo numero di cellulare, quindi hai vari canali attraverso i quali puoi entrare in contatto con lui, e una volta che entri in contatto con lui non devi pensare che queste persone siano pronte ad aprire i loro portafogli, devi pensare che devi essere bravo a gestirle commercialmente e devi far valere tutte le tue doti da commerciale per riuscire a trasmettere quelli che sono i valori, i benefici del tuo prodotto e servizio e cercare appunto di portare la persona innanzitutto a far conoscere la tua azienda, il tuo prodotto e servizio, far capire come il tuo prodotto e servizio può risolvere un loro problema e di conseguenza creando una relazione, facendo vedere che sei professionale, che sei puntuale, che ci tieni alla cura del cliente perché comunque gli stai dietro. Facendo così hai molte probabilità di aumentare quelli che sono i tuoi tassi di conversione. Seguendo questa procedura questa sequenza che trovi qui nel file e seguendo queste indicazioni che ti ho appena dato, chi collabora con me ha aumentato i costi tassi di conversione da un 10 fino a un 30, un 40%. Capisci che sicuramente ci sarà una parte dei contatti che arriveranno che con cui in quel preciso momento non riuscirai a concludere una vendita o comunque trasformarli in clienti. Allo stesso tempo hai comunque dell'ottimo materiale su cui lavorare, perché comunque sono persone che ti hanno detto guarda, io ho questo bisogno, ho questa necessità, il tuo prodotto o servizio potrebbe rispondere a questa? Fammelo capire, contattami in qualche modo, entra in contatto con me, fammi capire come puoi aiutarmi, e quindi se io riuscirai a far sviluppare la mia fiducia nei tuoi confronti, fammi capire qual è il beneficio, qual è il valore che puoi dare, soprattutto farmi sentire coccolato, a quel punto riusciremo a fare business insieme, quindi potenzialmente potrei diventare tuo cliente. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché le persone online, come sai, sono bombardate di informazioni, quindi la differenza quando la si fa quando
si gestisce un rapporto umano con la persona, quando si considerano le persone come persone e non numeri. Quindi è fondamentale che ogni contatto che vedi, anche se magari arrivano 10, 20, 30 contatti al giorno, non devi vedere nei tuoi occhi il simbolo del dollaro o il simbolo dell'euro, devi pensare che queste persone hanno dei bisogni, delle necessità, dei problemi che magari tu con il tuo prodotto e servizio vai a risolvere, ma devi riuscire a creare una relazione con loro, perché di fatto, ripeto, sono persone, non sono numeri. Quindi se vuoi lanciare, ottimizzare e migliorare quello che è la tua azienda e aumentare il tuo fatturato a fronte di un aumento di clienti, devi gestirle nel modo corretto e farle sentire coccolate. Alternativamente il marketing sarà solo un'operazione che ti porterà al fallimento, perché se hai l'idea semplicemente di riuscire ad avere il tuo obiettivo, quello di aumentare i clienti solamente per un discorso economico, perché non vuoi andare a migliorare lo stile di vita di questa persona con il tuo prodotto o servizio, il tuo cliente prima o poi lo capirà, e quando lo capirà farà, diciamo, delle brutte referenze, e quindi poi si innesca un volano negativo che è difficilmente recuperabile. Allo stesso tempo, creando relazione, facendo capire che sei dalla sua parte, che non gli vuoi vendere qualcosa, ma che in realtà il tuo obiettivo è quello di dare valore, di riuscire a risolvere un suo problema, questa cosa innescherà un volano positivo di referenze e quant'altro, e quindi capisci come la tua azienda potrebbe esplodere in senso positivo. Spero di essere stato chiaro, di essermi spiegato in modo semplice, di averti trasferito questi concetti che per me personalmente comunque sono molto importanti. Ho cercato più volte di condividere con chi collabora con me, soprattutto perché ho visto i risultati che hanno portato a livello pratico. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.